Via libera dal Consiglio dei Ministri alla NADEF, la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Nel testo che contiene le previsioni economiche e gli obiettivi programmatici del governo Draghi viene evidenziato come il prodotto interno lordo dovrebbe aumentare nel 2022 del 3,3%, in crescita dal 3,1% contenuto nello scenario programmatico del DEF in aprile. Questo grazie alla crescita superiore al previsto registrata nel primo semestre e pur scontando una lieve flessione del PIL nella seconda metà dell'anno a causa del marcato rallentamento dell'economia globale, principalmente legato, spiega Palazzo Chigi, all'aumento dei prezzi dell'energia, all'inflazione e alla situazione geopolitica. Nella NADEF si prevede inoltre che il deficit scenda dal 7,2% del 2021 al 5,1%. Anche il rapporto debito-PIL è atteso in netto calo quest'anno al 145,4% dal 150,3% del 2021, con un ulteriore sentiero di discesa negli anni a seguire fino ad arrivare al 139,3% nel 2025. Nel 2023, però, a causa dell'indebolimento del ciclo internazionale ed europeo, la crescita prevista scende allo 0,6% rispetto al 2,4% programmatico del DEF di aprile. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza deve mantenere i suoi obiettivi di fondo, ma alcuni contenuti vanno adeguati per adattarsi meglio alle rilevanti modifiche del contesto economico degli ultimi mesi. È quanto emerge dalla relazione sul primo anno di lavoro del Tavolo Permanente per il Partenariato Economico, Sociale e Territoriale, coordinato dal Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Tiziano Treu. Del tavolo fanno parte i rappresentanti delle parti sociali del governo, degli enti locali, delle categorie produttive, dell'università e delle associazioni della cittadinanza attiva. Anzitutto è stata una partecipazione molto intensa che ha arricchito il dibattito, ha anche suggerito modifiche di norme e quindi si dimostra insomma che il metodo partecipativo è fondamentale per far funzionare il piano. Quali sono i problemi? Beh, intanto c'è un apprezzamento generale, cioè il piano di resilienza, di ripresa deve continuare, deve essere rafforzato, migliorato, ma non certamente smantellato. Questo è un orientamento comune. Ci sono preoccupazioni di extra costi delle materie prime e dell'energia e quindi questa è una sollecitazione che è venuta a tutti. L'Europa ci sta già pensando e noi vorremmo che si facesse di più anche dal nostro governo. La seconda, ancora accelerare i grandi investimenti nelle energie rinnovabili, perché si è fatto qualcosa, ma siamo ancora troppo con le procedure assolutamente lente. Altro tema di attenzione per il tavolo, le ricadute occupazionali del PNRR, soprattutto per giovani e donne. Secondo la prima versione del piano, erano previste interessanti, importanti, ma adesso col rallentamento della crescita, che non dipende certo solo da noi, rischiano di non realizzarsi. Anche su questo bisogna fare di più. I punti di forza della fusione Wind 3, a distanza di 2 anni dal lancio sul mercato del nuovo brand, sono stati al centro di un incontro con gli studenti della Luiss Business School di Roma. Con la fusione, la nuova rete mobile è stata integrata e potenziata grazie a significativi investimenti e ha preso forma un profondo processo di integrazione che ha coinvolto il business, la cultura e le infrastrutture aziendali. L'azienda è stata fondata grazie a un network migliorativo, nuovo, ultraperformante. Questo ci ha permesso di affrontare con grande successo un crash test come quello delle connessioni durante il periodo di lockdown che si sono centuplicate rispetto al precedente periodo, e la nostra rete ha retto non bene di più. Questa è stata una traduzione della promessa nei fatti e ci ha portato all'inizio di questa avventura, perché noi abbiamo lanciato questa fusione i primi di marzo del 2020 e il 9 marzo l'Italia entrava in lockdown. Quindi abbiamo dimostrato da subito con i fatti quanto la nuova azienda avesse un'evoluzione rispetto alle 2 precedenti prese singole. L'incontro di Roma rientra in una collaborazione tra Wind 3 e la Luiss Business School. La gestione strategica dei brand è ormai decisiva e è importante non solo per la presenza sul mercato,
ma anche come fattore di coesione interna. È su questo che abbiamo lavorato insieme con Win3, anche in relazione proprio alla grande operazione che è stata fatta dal gruppo di fondere i due marchi. Business School collabora con Win3 da molti anni su questi temi e molto interessante il risultato, cioè la capacità di collegare il brand e la sua brand equity al purpose aziendale diventa un elemento decisivo per la competitività dell'azienda da un lato sui mercati e appunto per migliorare anche il clima aziendale. Win3 e Louis Business School da tanti anni hanno sviluppato una partnership di grande valore, di grande successo, coronata da tanti progetti importanti. Quello che abbiamo avuto modo di celebrare oggi con questo evento dedicato al lancio del teaching case, quindi di un caso di studio sul lancio del brand unico da parte di Win3, con esso per la nostra architettura di corporate reputation e di cultura interna, quindi purpose e valori, è qualcosa di veramente unico. Abbiamo deciso di farlo perché riteniamo essere un'esperienza di grande importanza per i giovani, con tanti aspetti di ispirazione e di apprendimento, e abbiamo voluto che entrasse appunto nel patrimonio didattico della scuola e a favore delle giovani generazioni. Il decreto aiuti ter prevede la riduzione su benzina e gasolio delle accise fino a tutto novembre, un bonus una tantum di 150 euro per chi ha un reddito fino a 20.000 euro, compreso i pensionati, e prevede un credito d'imposta sulle bollette di luce, 40% per le aziende energivore e 30% per le piccole aziende con una potenza superiore a 4,5 kWh.